Benvenuti a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che di settimana in settimana vi terrà informati sulle news più calde degli ultimi giorni, ovviamente riferite al nostro amatissimo mondo videoludico. Cominciamo subito con una bomba che ha scosso moltissimi fan. Ci riferiamo ovviamente alla dipartita di Irrational Games, software house capitanata da Ken Levine e che aveva dato i natali all'amatissima serie di Bioshock. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno che ha gettato un'ombra molto scura su quelle che possono essere le prospettive future per la saga. Il publisher 2K ha già annunciato che la serie continuerà, quindi da un certo punto di vista i fan possono stare tranquilli. Però noi non siamo molto sereni su quelli che possono essere i risultati finali. Non a caso Bioshock 2, che è stato l'unico capitolo non sviluppato da Irrational Games ma da 2K Marin, è stato il capitolo più controverso, che ha letteralmente spaccato la platea dei fan. C'era chi lo considerava infatti un ottimo gioco, ma anche chi lo riteneva un more of the same poco ispirato del primo capitolo. Sicuramente affidare il brand a un team di sviluppo che non è stato quello che gli ha dato i natali non sembra la più rassicurante delle ipotesi. Vediamo come andrà a finire. Passiamo invece a notizie un po' più confortanti. È finalmente uscito l'atteso remake di Strider, che a sorpresa si è rivelato un action game di assoluta qualità. La sua struttura alla Metroidvania, unita ad una longevità di tutto rispetto, ha stupito anche gli amanti del gioco originale, che finalmente hanno trovato nella creatura di Double Helix il successore ideale del celebre gioco del 1989. Su EveryEye potete leggere ovviamente la recensione, c'è anche una video review e un gameplay di 30 minuti commentato, quindi andate sul nostro canale o sulle pagine del nostro sito se volete saperne di più. Buone nuove anche sul fronte PlayStation 4. Ready at Dawn ha mostrato in maniera approfondita il suo attesissimo The Order 1886. Come già sapevamo, si tratta di un third person shooter dalla componente grafica veramente superba, ambientato in una intrigante Londra alternativa dalle tinte steampunk. Resta però qualche dubbio sulla giocabilità. Negli spezzoni mostrati nel corso dei trailer o della presentazione, infatti, si è evidenziata una certa linearità. Il titolo assomiglia moltissimo a livello di gameplay al classico Gears of War, quindi è uno sparatutto con coperture dinamiche. L'utenza dei forum è come sempre molto attenta e molto critica, ha sottolineato questi problemi paragonando il gioco di Ready at Dawn a un corridoio infarcito di Quick Time Event. Fortunatamente sono arrivate a sedare un po' gli animi dei fanboy un po' più agitati alcuni insider che confermano che nella versione finale del titolo ci saranno invece scenari aperti e anche un grado di distruttibilità fra i migliori mai visti. Rimaniamo sempre in ambito console, cambiamo argomento. Si fanno sempre più frequenti le indiscrezioni che vogliono Amazon impegnata nel lancio di una nuova piattaforma basata su Android. I recenti sforzi del colosso dell'e-commerce, fra cui appunto l'acquisto di Double Helix, il team responsabile dello Strider di cui abbiamo parlato poco fa, sembrano appunto finalizzati ad un'entrata nel mondo videoludico. Secondo i rumor, questa console dovrebbe uscire entro breve, dovrebbe essere prezzata al di sotto dei 300 euro e a livello di potenza tecnica dovrebbe essere equiparabile ad una PlayStation 3. In realtà ancora le informazioni sono molto poche, non sappiamo quali sono le caratteristiche di questa macchina, non sappiamo neanche se magari si tratta invece di un set-top box che potrà riprodurre contenuti multimediali fra cui videogiochi. I rumor vogliono che l'annuncio sia ormai imminente, quindi drizziamo le orecchie e vediamo se il mondo videoludico avrà un altro competitor. Restiamo sempre in tema hardware e ci spostiamo su Xbox One. Finalmente, dopo tanti rumor, Microsoft ha annunciato il primo price drop della console. Si tratta di una riduzione di prezzo che al momento è stata annunciata solo per il mercato del Regno Unito, quindi per l'Inghilterra. Sembra una strategia dovuta, insomma, alle evidenti difficoltà della macchina in UK. Vi ricordiamo infatti che nel corso della scorsa generazione Xbox 360 aveva guadagnato un grande vantaggio sulla rivale PlayStation 3, vantaggio che è stato decisamente ridimensionato con l'uscita di Xbox One e PlayStation 4. La macchina next gen di Sony infatti sta vendendo in Inghilterra circa il doppio rispetto a Xbox One. Microsoft spera con questo taglio di prezzo di 30 sterline di riuscire un attimino a colmare questa lacuna.
Aspettiamo anche che ci sia magari qualche annuncio per il resto dei territori PAL, che per ora non hanno ricevuto nessun price drop, e vi citiamo anche l'ufficializzazione di un bundle, di un nuovo bundle per Xbox One, che vi permette, al prezzo del precedentemente fissato per la console liscia, di avere anche Titanfall, oltre a un mese di Xbox Live. Chiudiamo infine questa prima puntata della nostra rubrica con i top e i flop settimanali. La notizia che più ci ha rassicurato è stato vedere Halo 5 sulla copertina di Xbox Official Magazine inglese. È stata infatti confermata l'uscita per quest'anno, a dispetto di tutte le voci di corridoio che vedevano il titolo slittato nel lontanissimo 2015. Il flop della settimana invece lo assegniamo alla guerra fra PlayStation 4 e Xbox One. Proprio in questi giorni, infatti, abbiamo scoperto le risoluzioni di molti giochi multipiattaforma, tutte inesorabilmente e un po' prevedibilmente più basse sulla console di casa Microsoft. Titoli come Thief e Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes supporteranno i 1080p nativi su PlayStation 4, mentre andranno rispettivamente a 900 e 720p sull'hardware di Microsoft. Dobbiamo insomma capire se in futuro e magari con qualche aggiornamento Xbox One riuscirà ad allinearsi agli standard della rivale, oppure se assisteremo a differenze sempre più marcate. Con questo interrogativo vi lasciamo ovviamente allo spazio dei commenti, lasciateci un like se questa rubrica vi è piaciuta e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti!